È arrivata la Nikon One S2 della serie Nikon delle compatte a ottiche intercambiabili. Ce la spiega Luca Conforti di Nital, che di questa serie è la persona più esperta. La nuova Nikon One S2 va a popolare la già ricca famiglia Nikon One e a rinnovare ovviamente tutte quelle che sono appunto le nuove fotocamere in tutti i segmenti che da inizio anno e finora sono state presentate. Quindi dopo la V3 e la G4 adesso abbiamo anche una fotocamera entry level che è appunto la S2, che come vedremo eredita in parte le caratteristiche storiche di Nikon One e quelle che abbiamo già in qualche maniera avuto modo di apprezzare con la V3 e la J4. Allora, Nikon One S2, vuoi descriverci le caratteristiche principali di questo nuovo apparecchio? Tra le caratteristiche della nuova S2 non possiamo ovviamente ricordare la velocità in generale che diciamo così contraddistingue un po' tutta la famiglia Nikon One. Quindi dalla velocità di scatto massima fino a 60 fotogrammi al secondo, la possibilità di registrare filmati in full HD e contemporaneamente acquisire anche foto ad alta risoluzione senza interrompere il filmato, sono delle caratteristiche che avevamo già appunto avuto modo di apprezzare con Nikon One J1, J2 e via dicendo. Abbiamo qui un sensore da 14 megapixel che ha una particolarità, quella di essere privo del filtro low pass, che gli consente quindi di ottenere maggior nitidezza e maggior dettaglio e quindi apprezzare nelle fotografie, appunto anche in particolari condizioni di luminosità scarsa, una ulteriore nitidezza e quindi un maggior dettaglio, appunto. Il display è un 7,5 cm di diagonale ad alta risoluzione. La sensibilità ISO va da 200 a 12.800 ISO. Le funzioni avanzate che abbiamo avuto modo di apprezzare con la famiglia Nikon One, quindi il motion snapshot, la possibilità di creare una foto dinamica che unisce insieme il video e uno scatto, oppure la possibilità di ottenere una raffica di immagini e fare in modo che la fotocamera scelga automaticamente lo scatto migliore, anche le possiamo ritrovare anche nella S2. In più abbiamo la possibilità, attraverso il controllo live, tramite il display della fotocamera, di agire su alcuni parametri, quindi tramite la ghiera di selezione andare a migliorare la fotografia senza ricorrere al computer, o addirittura ad operare la nuova funzione palette che con la V3 e la G4 avevamo visto in maniera touch attraverso il loro display. Qui lo possiamo fare in un bel modo agendo sempre sulla ghiera di selezione. Ecco, e allora, dopo che ci hai descritto le caratteristiche, viene spontanea una domanda: a chi si rivolge questo apparecchio? La S2 si rivolge sicuramente agli amanti della tecnologia, quindi che vogliono ottenere una velocità di scatto impareggiabile, cosa che non riusciamo a ottenere anche con le reflex top di gamma, con la possibilità di ottenere comunque fotografie di altissimo livello, sicuramente con un livello di soddisfazione a livello di qualità rispetto a una compatta, quindi ricordiamo che il sensore formato CX è circa 4 volte più grosso di una fotocamera compatta normale, quindi possiamo ottenere maggior dettaglio. Taglio, maggior nitidezza rispetto a una fotocamera di quel segmento. Allo stesso tempo avere un corpo macchina estremamente portatile, quindi poter avere le caratteristiche che finora abbiamo descritto sempre a portata di mano. La S2 è una fotocamera davvero da tutti i giorni, la si può indossare senza quasi rendersi conto di averla con sé grazie al suo sia body molto compatto che ha l'obiettivo con funzione ritraibile, che in posizione appunto completamente chiusa occupa, ha un ingombro davvero minimo. In più, grazie alla possibilità di interfacciare la macchina con il dispositivo Wi-Fi opzionale W1A, possiamo trasferire le immagini al nostro smartphone e tablet e quindi non rinunciare a tutto quello che è il piacere di poter condividere istantaneamente le foto con chiunque vogliamo e ovunque ci troviamo, con parenti e amici, grazie ai social network. Il menu della S2 è estremamente semplice, quindi abbiamo la possibilità di accedere a tutte le principali funzioni grazie a queste grandi icone, come per esempio andare nella modalità di scatto creativa e accedere a una serie di interventi che possiamo fare a livello di menu scorrendo a tendina.
le modalità di scatto possiamo selezionarle attraverso appunto quest'altro menu, e con la ghiera di selezione possiamo andare appunto ad agire su quale delle funzioni creative vogliamo soffermarci e quindi andare ad adoperare. Il modo di scatto creativo comprende anche le palette creative, quindi così come potevamo agire sul monitor touch della V3 o della G4, possiamo fare allo stesso modo anche per la S2 grazie alla ghiera di selezione, quindi andare a cambiare l'atmosfera della nostra foto semplicemente ruotando questa ghiera e poi andare a scattare salvando appunto i parametri che abbiamo impostato. Nel menu filmati possiamo accedere appunto a tutte le risoluzioni video con il quale possiamo acquisire appunto filmati fino in Full HD, addirittura a 60 fotogrammi al secondo progressivi, per poi scendere fino al 720, quindi al filmato in HD a 30 fotogrammi. Sul lato sinistro troviamo la porta HDMI, quindi possiamo ovviamente collegarci ad un TV ad alta definizione o un qualsiasi altro dispositivo come un proiettore eccetera per uscire in alta definizione direttamente dalla fotocamera. Il flash pop-up è azionabile sia automaticamente che tramite l'apposito tasto che troviamo sul lato della fotocamera.